ci occorre per realizzare questo challe è della lana. Io utilizzo la lana Bijou, che è questa qui tutta sfumata, un nuovo prodotto, e la utilizzerò in questo colore qua azzurrino, che sfuma dal grigio all'azzurro, al violetto e un po' tutti i colori, ed è lo stesso colore che ho utilizzato per realizzare la borsa sulla rete, perché infatti questo challe voglio fare il coordinato. Però ne approfitto per presentarvi questa lana bellissima, che guardate, qui ho anche altri colori, questo qui più sul rosetto violetto e questo più sul blu, guardate che meraviglia. Poi ce ne sono anche tanti altri sul beige, sul verde, un sacco, sono uno più bello dell'altro. Sicuramente lì vi riproporrò questo filato in altri video tutorial, per ora ve lo presento per la prima volta e vi ricordo che lo potete trovare sul sito www.merceriamari.it, e in descrizione vi lascio il link appunto di questo prodotto e del sito, in modo che possiate trovare tutto quello che vi occorre, e poi un uncinetto numero 4,5 con cui andremo appunto a lavorare il nostro scialle. Filo sull'uncinetto, partiamo realizzando 4 catenelle che andremo a chiudere a cerchio con una maglia bassissima. Voilà, all'interno di questo cerchio andiamo a realizzare 3 maglie alte, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima, e all'interno del... scusate, ho preso il filo da dietro, ok, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta, e all'interno dello stesso cerchio andiamo a realizzare altre 2 maglie alte, una e una 2. A questo punto giriamo il lavoro e andiamo a realizzare 4 catenelle, e nello stesso punto, cioè nel primo, andiamo a realizzare una maglia alta doppia. Stessa cosa negli altri 2 punti, realizziamo 2 maglie alte doppie per ogni punto. Quindi la prima, nello stesso punto vado a lavorare la seconda, così, e di nuovo nell'ultimo punto andiamo a lavorare di nuovo 2 maglie alte doppie. Una e ancora l'ultima. Voilà, giriamo di nuovo il lavoro, facciamo di nuovo 4 catenelle, e nel primo punto andiamo a realizzare una maglia alta doppia di nuovo, e poi per tutto il giro realizziamo una maglia alta doppia per ogni punto sottostante, senza più aumenti per questo giro qua. Vedete, in questo modo. Così. Arrivati al fondo del giro, di nuovo giriamo il lavoro, e adesso inizieremo un giro che andremo a ripetere per 4 volte. Quindi nei primi 3 punti, 1, 2, 3, andremo a fare un aumento per ogni punto, e il restante delle maglie invece lo lavoreremo a doppia maglia alta, a maglia alta doppia senza più aumenti. Quindi adesso facciamo le prime 4 catenelle e nella prima maglia andiamo a fare un aumento. In questo modo. Nei 2 punti seguenti di nuovo andiamo a realizzare un aumento per ogni punto. Quindi adesso realizzo la prima maglia alta doppia e nello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia alta doppia. Stessa cosa per il punto successivo, quindi andiamo di nuovo a lavorare un aumento.
Il restante dei punti andiamo a lavorarli semplicemente a maglia alta doppia senza più aumentare. Quindi una, due e tre. Lo stesso identico procedimento lo ripetiamo per altri 4 giri, ovvero giriamo il lavoro, nel primo punto facciamo un aumento, nei primi 3 punti andiamo a fare un aumento per punto e dopodiché lavoriamo i restanti punti a maglia alta doppia normalmente. Questo per altri 4 giri. Terminati anche questi giri, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e un 8 che andiamo a chiudere a cerchio puntando nella prima facendo un pippiolino gigante in questo modo. Dopodiché andiamo a realizzare 8 maglie bassissime per le prime 8 maglie, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e un otto. Così. Adesso dobbiamo andare di nuovo a fare le nostre maglie alte e torniamo a lavorare esattamente come prima, ovvero facciamo 4 catenelle adesso che ci servono per salire, in questo modo qui, e nei primi 3 punti, quindi questo qua dove abbiamo già fatto le prime 4 catenelle e nei successivi 2, andiamo a lavorare un aumento, quindi adesso nel primo punto vado a lavorare già un aumento con una maglia alta doppia e la stessa cosa nei 2 punti seguenti, che andiamo a lavorare 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Quindi adesso nello stesso punto lavoro la seconda, mi sposto nel punto successivo, lavoro la mia prima maglia alta doppia e ancora nello stesso punto vado a lavorare la seconda. Dopodiché, fino alla fine del giro, vado a lavorare maglie alte doppie normali, senza più aumenti. Vedete? In questo modo per tutto il giro. Terminato il giro, voltiamo al lavoro e ricominciamo a lavorare esattamente come prima, quindi nei primi 3 punti andiamo di nuovo a lavorare 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Quindi qui è la prima, mi sposto nel punto seguente, vado di nuovo a lavorare 2 maglie alte doppie. Mi sposto ancora nel terzo e ultimo punto e vado a lavorare di nuovo 2 maglie alte doppie. In questo modo. Adesso continuiamo a lavorare le nostre maglie alte, però stavolta ci fermiamo qui, perché il nostro giro finisce e inizia qua e non più qui, perché dobbiamo fare la scaletta, quindi andare a scalare, quindi adesso lavoreremo solo fino qua e proseguiamo in questo modo lavorando sempre nei primi 3 punti un aumento e poi maglie alte senza più aumenti per altri 7 giri più questo qua che abbiamo iniziato che fa 8. Una volta terminati anche questi giri facciamo di nuovo come prima, ovvero 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, intanto dobbiamo voltare il lavoro e andiamo a chiudere le catenelle su se stesse formando un pippiolino grande in questo modo. Dopodiché per i primi 8 punti andiamo a realizzare 8 maglie bassissime, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8 e da qui partiamo di nuovo a realizzare il nostro scialle, ovvero facciamo di nuovo 4 catenelle che sostituiscono la nostra prima maglia alta doppia e nei primi 3 punti, questo qua compreso, andiamo a realizzare un aumento. Quindi qui realizzo il mio aumento e nei 2 punti seguenti vado di nuovo a realizzare 2 maglie alte doppie nello stesso punto, vedete? In questo modo mi sposto in quella seguente ancora e realizzo altre 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Dopodiché proseguiremo a realizzare maglie alte doppie per ogni punto sottostante senza più aumenti. Quindi vedete che il punto è sempre lo stesso, non ci sono modifiche. L'unica cosa che appunto dovete fare attenzione e ricordarvi è che ogni 8/9 giri, io farò ogni 8, questo più altri 7, andremo a cambiare e a scalare in questo modo, vedete, in modo che si formi la scaletta e che lo scialle cresca tutto dall'altro lato. Quindi ogni 8 giri che andremo a realizzare sempre nello stesso modo, quindi i primi 3 punti con gli aumenti e gli altri senza, ogni 8 giri facciamo il pipiolino grandissimo formato dalle 8 catenelle e le 8 maglie bassissime, tutto base di 8. Quindi questo è quanto, dobbiamo proseguire così fino ad aver raggiunto la grandezza dello scialle che più ci piace. Vedete che qua già la mia lana sfuma, sono arrivata al cambio colore. E quindi proseguiamo appunto in questo modo, creiamo tanti scalini quanto vogliamo lungo il nostro scialle, sempre formando scalini da 8 giri e facendo in questo modo. Guardate ragazze, ho terminato di lavorare il mio scialle e in totale, adesso non riesco neanche a farvelo vedere perché tutto nella videocamera non entra, ho realizzato 8 gradini. Quindi in totale sono 64 giri, 8 gradini da 8 giri ciascuno. Quindi questo è quanto, vedete che sfuma in questo modo. Adesso vi faccio vedere che andremo a fare un bordino di maglie basse molto semplicemente tutto attorno per rifinirlo. Quindi semplicemente io adesso sono arrivata qui, che ho terminato il giro, mi sposto sull'altro lato e per ogni, diciamo, maglia vado a realizzare una maglia bassa. Quindi punto, ad esempio qui all'interno della maglia alta, in questo modo vado a realizzare una maglia bassa, di nuovo punto sempre all'interno della stessa maglia alta e vado a realizzare un'altra maglia bassa perché non deve tirare, quindi per ogni maglia alta realizziamo 2 maglie basse e appunto andiamo a lavorare questo bordino lungo tutti i lati. Quindi il bordino, ad esempio, a me verrà di colore grigio perché è l'ultimo colore appunto del gomitolo. Vedete? E in questo modo e andiamo appunto a realizzare questo bordino tutto attorno. Una volta realizzato anche questo bordino semplicissimo di maglie basse che abbiamo appunto fatto tutto attorno, anche questo progetto è finito, il nostro scialle è pronto per l'uso, vi manca solo più la borsa coordinata, mi raccomando guardate l'altro tutorial e provate a realizzare questo completo e non ve ne pentirete. Mandatemi le foto sulla pagina Facebook, io vi mando un bacione, per questo video è tutto e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!